Roberto ha studiato sempre, tutte le ore, tutto il pomeriggio, tutto ieri. E non è giusto che se ne va. Anche se in piccolo, però secondo me il suo cambiamento l'ha fatto. Ed è questo che andava premiato. Poi non lo so. Io non lo so. Oh. L'espulsione di Roberto è stato uno schifo. Non me l'aspettavo proprio, anche perché lui aveva studiato. Non è giusto per niente. Vabbè, vacci a parlargli di qualcosa. Cosa gli devo dire? Digli che questo è il momento giusto, che tu puoi maturare, puoi migliorare. E glielo dimostrerai nel corso dei giorni. Che si deve fidare di te. Provaci. Vacci, vai, vai, vai. Andiamo tutti, andiamo tutti, andiamo tutti. Aspettate qua. C'è nessuno. Passiamo. Allora, questo sembramento per chiedere cosa al preside? Non ci sembra giusto che Roberto venga espulso. Cioè, lui aveva studiato, lo sappiamo tutti quanti, e ha detto storia e scienze. Ma si vede che lui comunque si è impegnato. Davanti a tutti quei professori, è ovvio che si è sentito un attimo di ansia, perché non siamo degli alieni. Noi eravamo lì che dovevamo scherzare e lui era lì a studiare. Io consiglio di seguirmi e il signor Magro rimane col signor sorvegliante. Prego, signori, andate. Ricordate che è sulla pelle del signor Magro che state giocando. No, ragazzi, è per il suo bene, andiamo. Oh, andiamo. Io ringrazio la saggezza della signorina Sarti, che a volte si sieda dove è meglio. Ciao, pure tu, alza un po' la voce, tanto ormai che cosa c'è da perdere? Ti hanno cacciato nel peggiore dei casi, niente, ti fanno volare via dal collegio. Buongiorno. Preside. Buongiorno. Venga qua davanti. Volevo dirle una sola cosa, che secondo me lei ha fatto una scelta errata, ma non per sminuirla, però volevo solo dirle che io per studiare mi sono fatto un mazzo tanto. Ho studiato tre. La fermo. Sì. Si impegni a utilizzare un lessico adeguato. Ok. Cioè, lei non lo capisce, io ho bisogno di stare qua. Non posso lasciare i miei amici qua e andarmene a casa. Lei non si permetta di dirmi che io non capisco. Io ho capito benissimo la situazione. L'avevo già capita prima. Io le auguro che questo momento sia una crescita per lei. Ma lei non ha capito, io voglio restare qua. Io ho capito benissimo e continuo ad aggravare la sua situazione dicendo che io non capisco. È lei che non capisce. Io voglio restare qua. Purtroppo non è più possibile. Posso andare? Non è un dramma. Posso andare? Va bene. Arrivederci. Faccia l'uomo per cortesia. C'è una cosa, ma con quello là devo fare l'uomo. Venga con me. Roberto non ha convinto il preside. Adesso non gli rimane che andare a preparare la valigia. L'aspetto fuori. Mi sento triste, mi sento male, abbastanza deluso da me stesso. Perché come ogni altra cosa potevo pensarci prima di farla e sul comportamento in classe potevo fare di più. Chiedono come stai, ai 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 ai. Chiedono come va, come va. Come va? Ma noi non cambiamo mai, no, mai, no, mai. E da questa esperienza mi porto dietro la responsabilità di quando compi un'azione, che devi sempre pensare alla conseguenza, e poi mi porto dietro la vera amicizia, il significato della vera amicizia. Di Michel mi mancheranno i suoi occhi, i baci,
e gli abbracci. Praticamente tutto. E poi mi mancheranno tutti i miei compagni. Oh, c'è Roberto! Oh, oh, oh. L'ho visto sempre in giacca e cravatta, in divisa. E quando l'ho visto con i suoi vestiti ho capito veramente che stava andando. 2003. Sei un 2003 bruttissimo, antipaticissimo, ti odio. Stai bene? Sì. Tranquillo, ok? Sei tranquillo, mi sei pesante, no, no, no. Ok, su fuori ci vediamo. Quindi stai tranquillo. Andiamo. Ci vediamo. Dio, Roberto mi manca da tutto. Eravamo proprio un gruppo stretto, lo siamo ancora, però senza di lui è difficile. Buongiorno signora. Buongiorno. Nel limite non lo conosci, Bobby. Diventi uomo. Grazie. Grazie, signora. Arrivederci. Buona vita. Arrivederci, grazie.